Bentrovati, bentrovati di nuovo in diretta su Tele4, il titolo lo vedete, sblocco dei licenziamenti, 6.000 persone a rischio in Friuli Venezia Giulia, questa era anche il titolo della nostra edizione serale di ieri, ma era solo diciamo così, una mera ipotesi sulla base dei dati dell'osservatorio del Friuli Venezia Giulia sullo stato dell'economia e del lavoro. Dopo però le notizie delle ultime ore, la possibilità che vengano effettivamente sbloccati i licenziamenti in Italia, al di là di alcune categorie specifiche, la cosa si fa ovviamente più preoccupante. Ne parliamo con Michele Piga, segretario generale della CGIL a Trieste. Buongiorno e bentrovati innanzitutto. Buongiorno. Allora, leggo il titolo dell'agenzia ANSA del segretario Landini che dice sbagliato usarli ora, sindacati insoddisfatti sull'ipotesi appunto di sblocco della possibilità di licenziare al di là di alcune categorie specifiche come per esempio il tessile. Innanzitutto la sua posizione. Ma la posizione ovviamente è quella della CGIL. Noi veniamo da tre manifestazioni nazionali dell'ultimo sabato, di sabato scorso, in cui abbiamo chiesto unitariamente di non avviare lo sblocco dei licenziamenti per i settori del manifatturiero, ma di prorogare almeno sino al 31 ottobre, come per tutti gli altri settori che sono tutelati. Io dico questo, noi come CGIL di Trieste, nell'ambito di un'ulteriore proroga che è stata fatta a marzo, individuiamo come rischio solo per Trieste di circa 10.000 posti a rischio. È evidente che facevamo riferimento a quella situazione, una situazione pandemica in cui tutto il terziario veniva colpito, parlo ovviamente del commercio e quant'altro, in cui lo sblocco di licenziamenti avrebbe impattato in maniera importante sul territorio. È evidente che sbloccare ora i licenziamenti sul manifatturiero sostanzialmente porta con sé due questioni. La prima, le riorganizzazioni che vengono avanti e come i dati dalla regione, poi sarebbe da fare anche una riflessione un po' più approfondita, determinano un effetto sul territorio, sul mercato del lavoro e quindi anche da un punto di vista sociale. È profondamente sbagliato nel momento in cui manca la riforma degli ammortizzatori sociali in maniera complessiva. Non si vedono ancora gli effetti della ripresa pandemica, andare avanti, come dire, da un fianco con gli investimenti che arriveranno dal PNR e dall'altra con gli effetti che ci saranno sulle persone. È profondamente sbagliato. Ci sono inoltre tutti gli strumenti che abbiamo chiesto di utilizzare fino in fondo, che sono gli ammortizzatori sociali, perché consentirebbero di intrecciare da una parte la ripresa economica in maniera strutturale, ma dall'altra rispetto alle riforme di cui abbiamo bisogno. Quella della riforma degli ammortizzatori sociali, ma dico anche rispetto ai profondi cambiamenti che stiamo osservando da un punto di vista economico delle politiche attive del lavoro. Cioè, Piga, quindi, mi sembra di capire però che rispetto ai dati diffusi ieri dalla regione, lei mi ha fatto capire che pensa siano sottostimati, parlando di 6.000 in Friuli Venezia Giulia a rischio con lo sblocco dei licenziamenti. Ma noi abbiamo l'osservatorio ovviamente sia regionale che quello triestino. Questa è la prima stima che fa la regione, nonostante le varie sollecitazioni che sono venute anche sia dalla CGIL di Trieste che quella del Friuli Venezia Giulia. E bisogna vedere anche che cosa accade. Noi non sappiamo in realtà cosa potrebbe accadere, perché questo riguarda solo che una fetta del mercato del lavoro, ovvero la manifattura. E quindi ci sono due cose che si sormontano: le riorganizzazioni che vengono avanti, già ci sono state delle notizie anche sull'industria triestina, poi affrontate in sede del Ministero, che ci fanno preoccupare. Adesso parlare di fare guerre di numeri o quant'altro io credo sia abbastanza imprudente. Anche perché le stime che vengono date rispetto all'occupazione, io dico solo che cos'è per l'Istat un occupato, e quindi ci dà la dimensione anche di quello che leggiamo sui giornali oggi. Un occupato è ritenuta la persona che ha svolto un'ora di lavoro retribuita nell'arco di una settimana rispetto al periodo di riferimento. E quindi non è che è una fotografia rispetto allo stato reale della situazione. Poi mi sembra che 6.000 posti a rischio siano un dato
comunque preoccupante. Certo, su Trieste riusciamo ad andare un po' più nello specifico rispetto a chi rischia, ai settori in particolare, magari ad aziende che hanno vertenze già complesse, cioè riusciamo a dire qualcosa di più di dove potrebbero venire fuori, saltare fuori i buboni a Trieste piuttosto che a Gorizia eventualmente, ma so che il suo lavoro si incentra su Trieste. Sì, beh, poi sappiamo anche che c'è un dato più regionale, insomma, da tener conto rispetto agli effetti del manifatturiero. Le aziende a rischio sono quelle che abbiamo letto sui giornali, non mi sto a dilungare nello specifico, anche perché, poi dico, da un punto di vista del territorio, ma delle CGL in particolare, noi non accetteremo delle soluzioni di riorganizzazione che non prevedono l'utilizzo fino in fondo degli ammortizzatori sociali. Mi scusi, quando parla di aziende sentite sui giornali, di chi parla? Così chiariamo. Beh, ma abbiamo sentito della Flex, dell'incontro al MISE, in cui si è trovata una soluzione, ma una soluzione temporanea, e poi sappiamo di tutte le fibrillazioni che ci sono da sempre attorno al mondo dell'industria. Peraltro anche la questione del tessile poi non è che riguarda in particolar modo Trieste, che si parla... Quindi lei dice Fincantieri e Varzila? Varzila e Fincantieri da sempre hanno avviato... soprattutto Varzila, proposte di riorganizzazione che venivano prima dalla pandemia. Però il tema è un altro. A parte dico una cosa, perché noi abbiamo fatto una manifestazione e oggi alle 3 c'è l'incontro tra i segretari generali di CGIL, CISL, UIL e Draghi rispetto alle nostre richieste, che sono quelle della proroga dello sblocco dei licenziamenti per tutti i settori uguali fino al 31 ottobre. E gli interventi, l'azzeramento degli interventi di cassa integrazione, in modo da poter continuare le strutture organizzative che ci sono adesso, per verificare gli effetti da una parte della ripresa economica, da una parte degli investimenti del PNRR che riguarderanno anche largamente il nostro territorio. Quindi io non la darei per scontata, e mi sento di dire che le richieste nostre vengono portate avanti con forza. Sta a questo governo prendere in mano la situazione e dare una risposta. Noi, da un punto di vista sindacale, ripeto, non accetteremo delle soluzioni che guardano solo ad aumentare il profitto delle imprese e non tengono sul piano sociale e da un punto di vista del lavoro. Poi credo che ci sia un lavoro importante da fare sotto il profilo delle politiche attive del lavoro. Perché è evidente che siamo in una fase di trasformazione. Se oggi c'erano dei dati un po' più specifici rispetto alle richieste che ci sono e all'offerta che c'è nel lavoro, bisogna mettere insieme questo periodo di trasformazione. Ripeto, diventa ingiusto lasciare indietro delle persone che verrebbero licenziate rispetto a una fase di investimenti e di ripresa economica. Io non ho presentato gli esiti dell'incontro di oggi, perché credo sarebbe profondamente sbagliato che il governo entrasse a quel tavolo e uscisse con la stessa soluzione che ha proposto, ovvero con un risultato molto parziale e limitato sui settori che sono in difficoltà. Anche perché, se si parla di ripresa economica, non si capisce perché si debba affrontare coi licenziamenti. O c'è un'idea di aumentare i profitti a discapito della tenuta sociale di questo paese. E questo paese ha stanziato più di 180 miliardi per tenere per la tenuta sociale dell'impresa in tutto il territorio nazionale. Non si vede perché debba essere il profitto che guida le riorganizzazioni aziendali, che non tengono conto delle trasformazioni del mondo del lavoro e non tengono conto appunto dei processi sociali che ci sono in atto in tutto il paese, e non solo qui, è a rischio la tenuta sociale. Scusi se torno un attimo a domanda precedente, lei ha timori anche per Fincantieri? No, io non ho timori per Fincantieri. Quindi non è tra quelle aziende dove potrebbe esserci... Ma non sembra neanche, ma mi scusi, perché è inutile, cioè, poi leggiamo i giornali, vediamo i telegiornali, con imprese che pubblicizzano grandi profitti. Sì. E non capisco perché ci debbano essere delle riorganizzazioni. Dico che non temo perché la nostra risposta sarà forte da questo punto di vista. Cioè, non è che noi agiamo sul piano normativo nazionale nel confronto col governo e poi non lo agiamo dal punto di vista sindacale.
Perché i licenziamenti sono previsti ad oggi per le imprese che sono in crisi. E allora se la scusa per riorganizzare, aumentare i profitti, avviare quei processi di trasformazione, senza che non ci sia una stabilità dell'economia e quindi anche del mercato del lavoro, oltre che sbagliato, è ingiusto. E quindi deve temere chi azzarda queste soluzioni. Ok, quando lei prima parlava di terziario invece, anche lì c'è stata una forte sofferenza, anche lì ci sono già segnali di aziende diciamo in crisi dal vostro osservatorio, al di là di quello che abbiamo parlato fino adesso? Faccio una premessa, i dati del mercato del lavoro, i dati economici vanno visti da un punto di osservazione più lontano, tendenzialmente nelle analisi, non solo nostre, ma nelle analisi generali, si tiene conto di un anno solare. E gli effetti stagionali, come dire, non possono essere riconducibili a un'analisi più ampia. Ma io credo che al netto della stagionalità, peraltro anche nei 6.000 posti a rischio, per la metà sono attribuiti al terziario, è evidente che lì ci sarà un punto di crisi. Sia per gli effetti dei lavoratori smart working, nel lavoro a distanza, come abbiamo più volte denunciato, che hanno un effetto anche sul tessuto economico, del tessuto economico cittadino. Certo, sono uno dei settori che preoccupano di più, ma sui quali il blocco dei licenziamenti permane fino al 31 ottobre. Dico solo che questo tempo che ci separa, noi auspichiamo ancora che nell'incontro di oggi il governo cambi impostazione, che gli investimenti del PNR, gli investimenti sulle politiche attive del lavoro, vede, ci sono in Italia e anche in questo territorio i navigator, che sono lavoratori precari che cercano lavoratori ad altri. È una roba assurda. Per dire che sulle politiche attive del lavoro bisogna fare di più, e rispetto ai dati che noi già abbiamo, perché ricordo a tutti che i dati di marzo ci segnano meno 975.000 posti di lavoro in Italia, cioè non sono bazzeccole, e sono previsti con lo sblocco dei licenziamenti ulteriori 700.000 lavoratori in meno. È evidente che è una questione generale che ha bisogno e di investimenti e di un'analisi più a lungo termine e della stabilizzazione dell'economia. Ovviamente servono le politiche attive del lavoro, ci sono oggettivamente, questo è un dato reale, buone nuove opportunità in relazione con le attività del porto e anche nuove iniziative manifatturiere, che il dato più robusto che noi leggiamo, anche per effetto dell'export, che hanno bisogno di un consolidamento, perché c'è da dire una cosa. Noi abbiamo un dato demografico in continuo calo e il dato più preoccupante riguarda la popolazione tra i 30 e i 44 anni, cioè persone che se ne vanno da questi territori per andare a lavorare altrove. Certo. E quindi bisogna, come dire, però Piga, lei come commenta invece l'altro dato che è stato come dire, diffuso dalla regione, no? Quel più 29,5% di assunzioni nei primi 5 mesi dell'anno. I critici hanno detto, beh, però il raffronto e con i primi 5 mesi del 2020, in cui era una situazione insomma di sostanziale stallo. Beh, ovvio. Vabbè, però ripeto, fare un'analisi sui dati trimestrali è un'analisi che diventa, cioè non ha senso commentare, bisogna vedere nel lungo periodo. È vero che noi osserviamo un dato del mercato lavoro locale che va tutto analizzato rispetto a quello che dicevo anche prima, cioè un'ora di lavoro per una settimana significa che una persona è occupata. Bisogna vedere il consolidamento, sembra ci sia un aumento dei dati del mercato del lavoro anche per quel che riguarda il nostro territorio, ma è attribuibile a settori che per esempio hanno avuto bisogno di una regolarizzazione. Penso al lavoro di cura, quindi sono dati che vanno osservati da più lontano per capire cosa accade. Di certo da un punto di vista del lavoro c'è un problema, e non è dietro a quattro dati che ci si può nascondere rispetto alla necessità
di tenere su un più lungo periodo per poter stabilizzare i dati di ripresa economica rispetto a quelli dei dati del mercato lavoro. Si vede sempre prima aumentare i dati dell'economia e successivamente gli effetti sul lavoro. E la questione degli investimenti e tutti gli interventi che vengono fatti devono essere messi in direzione, come dire, di una tenuta del posto di lavoro. L'altro dato che do è che è un mercato lavoro che è sempre più precario, perché ci sono interventi che guardano un breve periodo e che guardano molto a un lavoro di tipo precario, molto flessibile, che può andare bene per l'impresa per poco tempo, ma è chiaro che non stabilizza il dato demografico che dicevo prima rispetto alla questione dei giovani, ma anche rispetto a una solidità del mercato del lavoro. Bene, allora io ringrazio molto Michele Piga per essere intervenuto della CGIL, poi naturalmente vedremo come andrà a finire questo incontro e capiremo insomma le conseguenze effettive, no, delle decisioni del governo dopo il confronto con i sindacati. Grazie ancora a Michele Piga della CGIL per essere stato con noi. Grazie. Grazie ancora a Michele Piga, dunque di conseguenza questa sera vi aggiorneremo ovviamente su quelli che saranno gli esiti di questo incontro nazionale, che come vedete però ha ricadute evidenti anche sul nostro territorio, punti di domanda su Flex, su Varzine in particolare, poi il terziario, seppure con quella proroga, è uno dei settori che, lo ha detto lo stesso rappresentante sindacale, desta le maggiori preoccupazioni in questa fase post-pandemica. Andiamo a vedere se nell'ultimo minuto di trasmissione abbiamo ancora un video in riferimento a questo. Adesso andiamo a vedere ancora un secondo se riusciamo a trovare un commento di natura nazionale. Vediamo un attimo ancora, abbiamo Salvini che parla delle elezioni a Milano, vediamo se riesco a recuperare invece una battuta sui licenziamenti. Sentiamo, eccolo qua, Brunetta, sentiamo. Per esempio, quest'oggi abbiamo deciso, dentro un ragionamento di dialogo sociale, di porre fine al blocco dei licenziamenti, pur con una serie di eccezioni rispetto ai settori in crisi. Anche questo è un elemento, come dire, su cui c'è stata tanta discussione, ma che denota la nostra volontà di tornare al mercato, di tornare a far come dire, funzionare il mercato, difendendo certamente i settori più in crisi, ma di far tornare il paese alla fisiologia. Ecco, queste le parole del ministro Brunetta sul stop al blocco dei licenziamenti. Ci vediamo tra poco con il telegiornale, 2 minuti e siamo con voi. Bentrovati a una nuova edizione del telegiornale di Tele4, iniziamo il nostro notiziario parlando del mercato coperto di Via Carducci. Sono state definite le linee guida per il futuro dell'area dopo lo stanziamento di 700.000 euro da parte del Comune di Trieste nell'ultima variazione di bilancio. Sentiamo le novità dal nostro Bernardo Gulotta. Forte connotazione mitteleuropea, zona di trasformazione degli alimenti in un'offerta di street food e spazi dedicati all'imprenditoria giovanile. Sono le linee guida dettate dalla delibera di giunta che offre una cornice entro il quale operare nel mercato coperto di Via Carducci, affiancando le consolidate venderigole. L'assessore con delega ai mercati, nonché vice sindaco Paolo Polidori, ha identificato i margini del lavoro, dove il comune farà la sua parte, ma fondamentale sarà l'apporto degli imprenditori. L'offerta enogastronomica, a ogni modo, sarà incentrata sui sapori locali
locali e dei paesi vicini. Dare una connotazione territoriale, storica e culturale ovviamente al mercato, con vendita di prodotti enogastronomici, agroalimentari dei nostri territori. Per nostri territori intendo quelli di Trieste, ma anche del Friuli, anche dell'Austria, della Slovenia, dell'Istria e fino all'Ungheria. Poi ci sarà una zona adibita alla trasformazione di questi prodotti, no? Queste materie prime in ristorazione, parliamo di uno street food con la connotazione appunto sempre della Mitteleuropa. Una parte molto importante e innovativa sarà quella dedicata all'imprenditoria dei giovani, cioè il fatto di poter destinare una parte della struttura a quella che può essere definita come una start-up per giovani diplomati in ristorazione, no? I nuovi chef, diciamo, mettendo loro a disposizione delle strutture dove potersi formare e quindi dare anche una risposta all'imprenditoria giovanile. Nella variazione del bilancio il Comune ha stanziato 700.000 euro destinandoli al mercato per le opere essenziali alla partenza della nuova visione di quegli spazi. Ogni buona idea, ogni modo nasce anche guardando a cosa fanno gli altri. Ecco perché Polidori in questi giorni ha segnato a calendario dei sopralluoghi nei mercati di altre città come Firenze e Bologna. Non sono chiare le tempistiche, ma in questo momento però ci sono le direttive del Comune. E da quanto filtra, gli imprenditori, anche nomi grossi, hanno già bussato alla porta del municipio. L'approvazione del piano del centro storico riscontra la piena soddisfazione del sindaco di Trieste Roberto Di Piazza, che vede questo nuovo strumento come volano per la riqualifica di Palazzo Carciotti, ma anche di palazzi e alberghi in chiave chiaramente turistica. Un piano per lo sviluppo della città e del turismo. Il sindaco di Piazza definisce così il nuovo piano particolareggiato del centro storico, subito rinominato Piano Polli per via del nome dell'assessore di riferimento. Dal 78 c'era il piano Semerani, adesso c'è il piano Polli, tanto per capirci. Uno strumento che porterà gli imprenditori a poter intervenire su quei beni di pregio che oggi non si potevano rivedere se non in maniera molto limitata. Un esempio, Palazzo Carciotti. Per esempio, se tu acquistavi il Carciotti prima, potevi fare solo una manutenzione ordinaria, adesso puoi fare una manutenzione straordinaria, cioè trasformarlo in albergo, mentre prima potevi solo manutentare com'era. Ieri in Consiglio non sono mancate le polemiche fra maggioranza e opposizione. Movimento 5 Stelle e Partito Democratico lamentano il poco approfondimento su una delibera così importante e l'assenza di spunti riguardanti il verde e la mobilità sostenibile, ma il sindaco tira dritto. Mi ha fatto piacere che siamo riusciti ad approvarlo stanotte a mezzanotte, con le opposizioni abbiamo fatto anche un po' di baruffa, perché dalle 16 abbiamo finito alle 24. Però insomma è passato, oggi abbiamo uno strumento urbanistico straordinario, ringrazio veramente i miei uffici perché hanno fatto un lavoro meraviglioso. Come detto, lo strumento servirà alla revisione dei palazzi del centro affinché possano essere possibili delle modifiche oggi non concesse. Fra questi, palazzi storici e alberghi. Di Piazza offre un esempio, quello dell'Hotel Duchi. Questo imprenditore ha comprato i Duchi, se vuole trasferire anche l'albergo nell'altro palazzo che ha comprato, gli consentiamo di fare un ponte che unisca i due. Queste sono cose importanti, perché per gente che investe centinaia di milioni su Trieste dobbiamo metterci a disposizione per il futuro della città, per la crescita della città, per il turismo. Allora, ci colleghiamo con la sala operativa della polizia locale per gli ultimi dettagli quanto a viabilità, le strade ed eventuali altre segnalazioni di giornata. Buongiorno e bentrovati. Buongiorno a lei e ai telespettatori. No, nulla di particolare, il traffico abbastanza tranquillo su tutta la rete viaria, vista l'ora di pranzo. E volevo solamente far presente che si stanno concludendo i lavori di asfaltatura in via San Giacomo in Monte, sono regolati da Movieri, quindi ci potrebbero essere dei rallentamenti in zona, e sono iniziati quelli in via Carli. Altre cose particolari per la giornata odierna non ho da riferire. Benissimo, grazie allora all'ispettore capo Paolo Gurtner. Proseguiamo con il nostro telegiornale con una vicenda che potrebbe suscitare quantomeno il sorriso. Una chiamata al numero unico per l'emergenza, il 112 da Barcola, dalla riviera di Barcola, Trieste, per un malore. Sul posto arriva chi? Il soccorso alpino. Laura Bucarella. Una ferita alla gamba mentre risaliva sugli scogli dopo il bagno al bivio di Miramare. Chiamando il 112 però il bagnante triestino mai si sarebbe aspettato di vedere arrivare in suo aiuto addirittura il soccorso alpino. È successo a mezzogiorno di martedì 22 giugno. A riferirlo è l'ex direttore del pronto soccorso di Cattinara e oggi consigliere regionale del gruppo misto, Walter Zalucar, che definisce l'episodio inquietante. Credo che l'episodio si commenti da solo, invece è importante cosa si
può fare, ma lo dico da anni, bisogna ritornare alle centrali operative provinciali e a staccare 118 da 112. Numerosi commenti dei bagnanti e le foto scattate all'inconsueta scena. Tra queste, sottolinea Zalucar, si vede uno degli uomini del soccorso alpino che sembra anche lui assai perplesso. Probabilmente si chiede perché la centrale d'emergenza di Palmanova l'abbia mandato a Barcola, a 0 metri sul livello del mare. Ricordo che la centrale dell'emergenza è il cuore, il cervello di tutto il sistema e quindi devono essere professionisti che conoscono il territorio e che abbiano lavorato nell'emergenza su quel territorio. Per la cronaca, l'infortunato aveva una ferita lieve ed è stato medicato sul posto, ma secondo il consigliere, da 4 anni in disaccordo con l'istituzione di una centrale unica a Palmanova, il ripetersi di questi casi va evitato. Ah, senza dubbio in Veneto, quindi regione a noi confinante, il 118 rimane disgiunto dal 112 e rimangono le centrali. Però anche da noi basta guardare Vigili del Fuoco, Polizia, Carabinieri, che sono tutti su base rigidamente provinciale. E tra riparazioni e nuove segnalazioni siamo tornati proprio sulla riviera di Barcola, questa mattina a Sveglia Trieste. Scalette, docce, non solo. Gianluca Paladin sul posto, l'assessore ai lavori pubblici Elisa Lodi, collegata via Skype per illustrare gli interventi. Mettete a posto che la stagione balneare è incominciata, la gente ha bisogno di farsi le docce. Continua la raccolta di segnalazioni della troupe di Tele4 a Barcola. Stamattina siamo andati al CEDAS. In questi giorni, attraverso le dirette di Sveglia Trieste, sono state segnalate delle criticità che riguardano le due docce dopo la fine della pineta. In particolare, una di queste è alla doga centrale in legno spezzata e c'è il rischio di ferirsi. E c'è la doccia, questa seconda e quella prima, la seconda manca una doga e la prima, non so, è transenata, comunque non funziona. C'è quella lamiera per terra, come se posa nei piedi, se scivola, e un giorno una signora robe che cascava indietro. Ah, questa lamiera in metallo, quindi. Qua se te metti, quando che si bagnato, te scivola, è pericoloso. In diretta durante la trasmissione è intervenuta l'assessore ai lavori pubblici Elisa Lodi per raccogliere queste segnalazioni. E adesso stamattina verifichiamo effettivamente, ecco, forse questa è la doccia incriminata, sì. Quella che ha bisogno dell'intervento. Ecco, questo verrà risolto a brevissimo perché abbiamo un'impresa che è già stata attenzionata, anzi mattinata, spero di aver notizie certe, per il ripristino ovviamente. Resta invece da riparare una scaletta dopo le due sistemate in pineta in questi giorni, ovvero quella di fronte alla Marinella, dove manca un tratto della ringhiera per reggersi scendendo a mare, ma l'assessore Lodi ha garantito che verrà eseguita una saldatura valutando se lasciare accessibile nel mentre la scaletta. Ed è stata presentata questa mattina alla società velica di Barcola e Grignano la 53esima edizione della Barcolana, della Coppa d'Autunno. I giovani talenti della vela crescono in golfo a poche centinaia di metri di distanza dalla società velica di Barcola e Grignano nell'estate della ripartenza. Ed è proprio nel segno delle nuove rotte che si presenta l'edizione 53 della Barcolana, in programma domenica 10 ottobre. Dopo un 2020 disgraziato per la pandemia, in cui il maltempo ha bloccato pure l'ultima edizione, finalmente è tempo di aprire le iscrizioni per la prossima. Peraltro è già previsto che, in caso d'annullamento per vento forte, la regata sia recuperata il giorno successivo, l'11 ottobre. Beh, intanto la novità è che ripartiamo con fiducia, con un orizzonte sgombro da nubi. L'anno scorso abbiamo organizzato la Barcolana in condizioni davvero difficili, quest'anno sarà la regata della ripartenza e quindi le nuove rotte di Barcolana sono anzitutto iscrizioni senza limiti. È importante per chi arriva fuori di Trieste iscriversi subito perché avrà il posto barca, poi tante nuove regate e sul versante a terra un nuovo evento importantissimo per la città di Trieste, cioè il Barcolana Sea Summit che si celebrerà in Porto Vecchio. A terra, appunto, oltre a concerti ed eventi che verranno presentati a breve, il Barcolana Sea Summit, un convegno internazionale dedicato alla salute del mare Mediterraneo, in programma dal 6 al 9 ottobre, che si aggiungerà a un ricco calendario di mostre e rassegne dedicate a cultura ed enogastronomia, ma anche l'edizione post Coppa America, in cui tanti triestini
Salvini stanno mietendo successi nella vela a livello nazionale e internazionale. E abbiamo alle spalle il Gran Pavese perché un nostro socio Andrea Visentini ha vinto qualche giorno fa il campionato italiano, abbiamo partecipato in tanti velisti triestini alla Giraglia e naturalmente un pensiero va a Vasco Vascotto e a tutto il gruppo dei velisti di questa città che hanno partecipato alla Coppa America. Barcolana sarà l'occasione per celebrare Luna Rossa che ci ha fatto sognare contro New Zealand e ha portato alto il tricolore, e sarà l'occasione per pensare al nostro mare Adriatico che soffre e dobbiamo prendercene cura. Quanto all'ipotesi che la domenica della Barcolana coincida con la data delle elezioni comunali, nessun giro di boa, pardon, di parole, il sindaco Roberto Di Piazza entra a gamba tesa. Probabilmente ci saranno anche le elezioni, per cui speriamo di vincere la Barcolana e speriamo anche di vincere le elezioni. Buona giornata a tutti. Comincia giovedì 1 luglio la rassegna estiva nata dalla collaborazione di tre teatri cittadini che porteranno i loro spettacoli nel parco del Museo Sartorio. Tre teatri di Trieste nel fresco giardino del Museo Sartorio. La Contrada, lo Stabile Sloveno e il Miela propongono ciascuno due spettacoli, più uno realizzato in comune, nella rassegna estiva Let's Play, in programma dal 1 al 17 luglio. Ad aprire la kermesse sarà la Contrada. La Contrada presenterà Peregrinazione, come il primo di luglio, il 2 di luglio, come a inaugurazione del festival, e dopo Angry Alan, un testo contemporaneo con Marco Casazza. Toccherà poi al Teatro Stabile Sloveno con altri due spettacoli. Il Teatro Stabile Sloveno presenterà la commedia dell'autore e regista triestino Igor Pison, Baruffe Coroniche, e l'altro spettacolo, anche uno spettacolo, un progetto d'autore dell'attrice triestina Patrizia Jurincic-Finžgar. Da sottolineare, tutti e due spettacoli saranno in lingua slovena con sovrattitoli in italiano. Sabato 10 e domenica 11 andrà in scena la coproduzione intitolata Rose di Confine, Voci di un intimo altrove, con tre attrici dei tre diversi teatri. Su un progetto di Elke Burul, ma su suggerimento di Sabrina Morena, è una scrittura tutta al femminile che vogliamo presentare, sono scrittrici contemporanee. Infine gli spettacoli del Miela, il titolo ce l'ha mio cugino, di e con Stefano Dongetti, e Dom, concerto elettroacustico sull'inferno di Dante. Una rassegna frutto di un bel lavoro di collaborazione. È un'iniziativa molto interessante che appunto coniuga le attività teatrali con un contesto museale. È un obiettivo che ci poniamo da tempo di promuovere sempre di più queste formule che sicuramente sapranno cogliere l'attenzione non solo dei triestini ma anche di tanti turisti che finalmente tornano a rendere più vivace la nostra città e a venire a visitare le nostre bellezze. Una notizia di sport, di basket, direttamente dal sito dell'Allianz Pallacanestro Trieste, che comunica di aver esercitato la clausola d'uscita del contratto di Matteo Daross. Veste i colori biancorossi dal 2016, le strade di Teo e la società si separano, ma la stima per un giocatore che dal suo primo anno a Trieste ha dimostrato attaccamento alla maglia e abnegazione in campo rimane immutata, scrive la società. Protagonista del suo secondo anno della promozione in Serie A1 e della conquista della Supercoppa LNP, ha poi difeso i colori della squadra in altre tre stagioni, centrando due qualificazioni di playoff oltre alle Final Eight di Coppa Italia. Diamo ancora uno sguardo alla situazione meteo in Friuli Venezia Giulia, direttamente dal sito dell'osservatorio meteo dell'ARPA regionale. Martedì, giornata odierna, cielo sereno, qualche temporale possibile solo in montagna, temperature minime tra i 23 e i 26 gradi, massime tra i 29 e i 31 gradi, sempre sulla costa. Per la giornata di domani ancora qualche possibile precipitazione o temporale nella fascia prealpina e alpina, ma non è esclusa anche la possibilità di qualche precipitazione sul Carso triestino, tutto però all'insegna della grande variabilità, minime 22-25 gradi, massime 28-29 gradi. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale, appuntamento con la prossima edizione alle 19:30, restate con noi.